Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi vi voglio mostrare il Traveler's Notebook della Traveler's Factory di dimensione regular che ho acquistato nel negozio di Elisabetta, Scrapbook EU. Vi lascio il link qui sotto nel box informazioni. Allora, Elisabetta ha deciso di tenere nel proprio shop i Traveler's Notebook originali della Traveler's Factory e siccome ho bisogno di un Traveler's Notebook per un progetto particolare di cui non vi voglio svelare troppo. Ho deciso di acquistare da lei invece di acquistare da negozi più internazionali dove acquisto di solito, appunto perché non si paga la dogana, essendo che lei è localizzata in Europa e tra l'altro il Traveler's Notebook arriva in pochissimi giorni, quindi si parla di 2-3 giorni. Allora, faccio vedere che cosa mi è arrivato. Ok, questo è il Traveler's Notebook. Ok? Allora, i Traveler's Notebook della Traveler's Factory sono delle copertine in pelle che si possono utilizzare per contenere da 1 a 6 piccoli quadernini e potete poi utilizzarli per diversi progetti. Allora, tutti i Traveler's Notebook arrivano con non solo la copertina, ma con degli accessori proprio per cominciare. Quindi, insomma, se volete acquistare un Traveler's Notebook, voi non dovete fare nient'altro che acquistare proprio il notebook. Gli accessori vengono venduti separatamente. Però, comunque, con il Traveler's Notebook io ho qualcosina per cominciare. E vi voglio fare vedere che cosa arriva quando li acquistate, appunto. Allora, c'è una nota, non riesco a farvela vedere, in cui praticamente vi spiegano il concetto dietro al taccuino. Voi dovete sapere che questo è appunto un prodotto del Giappone e ha una storia ben precisa. In realtà questa azienda era chiamata Midori, ma da poco si è rinnovata, appunto, e ha cambiato il proprio nome in Traveler's Factory, semplicemente perché appunto il Traveler's Notebook era uno dei prodotti più venduti dall'azienda, ha deciso quindi di utilizzare proprio il Traveler's Notebook come simbolo, anche dal punto di vista del nome. Comunque vi lascio qui sopra o qui intorno dei link in cui vi rimando al video su Traveler's Notebook per scoprirne di più. Allora, abbiamo una scatola molto minimalista chiusa da un elastico. Quando aprite la scatola avete il vostro taccuino. Poi avete alcune istruzioni. Se notate, nell'anno recente hanno cambiato tutte le istruzioni e oltre che arrivare in giapponese arrivano anche in lingua inglese, quindi non avete nessun problema di andare a cercare la traduzione. Vi è un elastico di ricambio in un colore arancione e adesso vi do una piccola imbeccata. Potete togliere l'elastico dalla scatola e avete un altro elastico di riserva. In questo elastico qui potete utilizzarlo, per esempio, per connettere diversi quadernini tra loro. Quindi in realtà avete due elastici. La scatola la potete riciclare oppure tenere da parte per esempio tenere in ordine effemera o quello che volete, insomma, io solito le riciclo. Poi abbiamo il nostro Traveler's Notebook con la sua custodia, che è una custodia in lino cotone. Ora non riesco a capire perché mi pare sia cambiato il materiale, e che voi anche qui potete utilizzare poi per tenere e contenere gli inserti o proprio per tenere il Traveler's Notebook quando viaggiate, tipo se per esempio dovete fare un viaggio e volete proteggere
il materiale all'esterno e voi lo mettete nella vostra piccola bustina e vedete che ha anche questo piccolo, non so come chiamarlo, insomma, questa cosa qui può essere utilizzata per esempio in treno, in viaggio, per essere attaccata a un piccolo gancetto, insomma, per tenerlo ordinato. Inoltre potete utilizzarla anche per tenere eventuali biglietti, bigliettini, che poi potete andare a appunto riguardare quando arrivate a casa dal viaggio e cercare di capire quello che volete tenere e non tenere, buttare per esempio scontrini, ricevute, eccetera, eccetera. Allora, all'interno ovviamente abbiamo la Starless Notebook, il mio l'ho preso marrone. E la pelle è molto diversa da quello che ho di colore nero, però quello marrone mi piace veramente tanto. Ce l'avevo, l'avevo già in realtà, poi si è rotto e ne ho tagliati, ne ho fatte due parti e ho deciso di riacquistarlo perché appunto è un colore che mi piace, soprattutto perché le mie borse sono nere e marroni, quindi mi piace molto. L'elastico è sul retro, si apre in questo modo qui. E dopodiché all'interno avete appunto il vostro quadernino. Questo è l'elastico, come potete lo potete cambiare in questo modo. E il quadernino è ovviamente inserito nell'elastico. Ha un solo elastico, ma potete mettere più di un quaderno con un sistema di elastici. Vi farò un video magari più nello specifico per gli elastici, ma se andate un po' qui sul mio canale troverete diversi video sui Traveler's Notebook che vi spiegano o vi fanno vedere come io faccio il mio setup e potete un po' capire come inserirli. Comunque, se volete un video nello specifico su come inserire 1, 2, 3, 4, 5 quaderni, per piacere scrivetemelo in un commento qui sotto, così cerco un po' di capire a quante persone può interessare e poi magari ve lo faccio. Potete anche mandarmi un'email, tutti i link per contattarmi eccetera eccetera sono sempre qui in box informazioni. Il quadernino che arriva è di colore bianco. Ci sono in commercio diversi quadernini, diversi tipi, diverse agende eccetera eccetera. Anche qui dipende un po' dalla vostra preferenza. E poi c'è un bookmark, c'è un segnalibro, che è questo qui. Allora, per mettere un quadernino, solo un quadernino, praticamente voi tirate via l'elastico, infilate il quaderno, tirate così e il vostro quaderno è inserito. Per il segnapagina è molto molto semplice, praticamente il segnapagina, semplicemente lo mettete la pagina che volete segnare e poi, se vedete qui sul retro, c'è un piccolo taglietto. Il segnalibro si incastra in questo piccolo taglietto. Cosa succede? Che praticamente ferma il segnalibro. Quindi anche se voi muovete il quadernino, per esempio in viaggio, il segnalibro non si sposta. Ancora, vi riferisco al viaggio perché questo tipo di taccuino è stato ideato proprio per chi viaggia e quindi la dimensione è quella dei biglietti degli aerei. Ecco perché appunto ha questa forma particolare. Spero che questo video sia stato utile, vi invito a guardare gli altri video qui sul canale se siete interessati ai Traveler's Notebook, alle agende, alla cartoleria e all'arte, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!